Emmanuel Macron, due punti, aperte le virgolette. La Russia non deve vincere, chiuse le virgolette, punto. Emmanuel Macron dice che sarebbe arrivata l'ora di mandare in Ucraina non soltanto le armi della NATO, ma mandarci anche i soldati della NATO, cioè i soldati francesi, tedeschi, polacchi, italiani, eccetera, soprattutto i soldati della NATO, pure quelli degli Stati Uniti d'America. Emmanuel Macron, la grandeur, la grandeur. No, 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 Emmanuel Macron, caro, io non ti voglio male, Emmanuel Macron, ma voglio ricordarti ciò che dei francesi disse il grande filosofo tedesco Arthur Schopenhauer, perché vedi, io ho scritto anche questa, la mia storia della filosofia. Arthur Schopenhauer, circa i francesi, soleva dire: tutti i continenti, tutti gli altri continenti hanno le scimmie, noi europei abbiamo i francesi. Perché Arthur Schopenhauer non aveva tanta simpatia per i francesi, i salottieri. Perché la mamma di Arthur Schopenhauer faceva la salottiera, era giovane e bella, e metteva le corna a suo marito, che era il papà di Arthur Schopenhauer, e Arthur Schopenhauer ne soffriva tanto, tanto, tanto. Hai capito, Emmanuel Macron? Ma dai, Emmanuel Macron, la grandeur, è finito il periodo della grandeur. Stai al tuo posto, Emmanuel Macron, capito? Stai al tuo posto, caro. Se tu conoscessi la lingua italiana come io conosco la lingua francese, io ti farei pervenire una copia di qualche mio romanzo, Emmanuel Macron. Qua mi fermo, cari amici, qua mi fermo. A tutti voi tanti cari saluti da questi due romanzi storici di Serafino Massoni, che sono in tutte le migliori librerie italiane.